La ferrovia del Brennero risale la Wipptal, accanto al fiume Sil. Nella parte bassa della valle le stazioni di Unterberg Stefansbrücke e Patch non effettuano più servizio viaggiatori. Le vie di accesso alle stazioni non sono più segnalate. Arrivarci è una vera avventura. Qui a Patch osserviamo l'insolito esercizio di due regionali. Quello per Brennero, fermo per l'intervento del controllo velocità, l'altro per Innsbruck, fermo al segnale, in attesa del via libera. Transitato l'Eurocity per Milano, ecco il segnale disporsi a via libera, per un itinerario da percorrersi a 50 km all'ora. Il convoglio probabilmente sarà instradato sul binario di sinistra. Il traffico si sussegue, non sembra esserci mai un momento di tregua. Il Brennero austriaco dà questa impressione. Poi, magicamente, verso l'italica penisola tutto diventa più rarefatto.
La telecamera consente inquadrature insolite, che rispetto alla macchina fotografica esaltano la scena del treno nel paesaggio. Da Innsbruck a Motrai la linea affronta un dislivello di 413 metri in 18 km. Motrai è la prima stazione utile, che consente la sosta dei convogli lunghi fino a 600 metri. Sul binario di corsa dispari è fermo per precedenza un convoglio intermodale di TX Logistic affidato a una coppia di E185 in doppia simmetrica. Il mercione sarà poi trazionato in Italia da Trenitalia Cargo.
A 1043 metri sul livello del mare, 53 metri più in alto di Motrai, la Brennerbahn arriva a Steinach in Tirol. Gli elettrotreni Talent 4024, costruiti da Bombardier, gestiscono il servizio regionale. Fa capolinea qui al minuto 44 la S3 da Hall in Tirol. La S4 invece da e per Brennero ferma ai minuti 15 e 47. Il capolinea della S4 varia a seconda dell'orario in diverse località a nord-est di Innsbruck. Ciò è dovuto alla liberalizzazione di alcune tracce orarie, con il quadruplicamento interrato della tratta tra Bivio Fritzens-Watzens-Vai a Baumkirchen, nel luogo dove sbuca la galleria di circonvallazione di Innsbruck, e il posto di comunicazione Vorgel-Ovest-Zwei. La decisione di costruire la nuova linea in galleria fu dettata dall'inquinamento rumoroso che la crescita di traffico stava producendo. Progettata per il traffico misto fino a 250 km orari, è attrezzata con ETCS di livello 2. Saliamo ancora fino a Grais, a 1255 metri sul livello del mare. E poi su ancora fino a Brennersee a 1351 metri, ormai prossimi alla stazione di confine. Il segnale di avviso è stranamente di tipo FS. Rappresenta un unicum per un impianto di confine, solitamente del tipo della rete estera. A Brennero giriamo un po' in incognito, sempre con lo stesso timore italico di essere allontanati da zelanti ferrovieri e imperturbabili polverini, che pare abbiano sempre qualcosa da salvaguardare o da nascondere. Sarà che qui si respira aria teutonica e tutto fila liscio. Da sud, dopo l'Eurocity con la ormai solita Taurus, arriva un bel treno di bisarche vuote con in testa la EU43008 di RTC,
Ultima unità di questo minuscolo gruppo fu costruita nel 1999 da ABB Technomasio, oggi Bombardier, per le ferrovie polacche che, a seguito di fattori politici, rescissero l'ordine. Politensione come le E412 di FS non vennero però omologate per la circolazione in Austria e Germania, tant'è che, come vedete, possono manovrare in autonomia solo nelle stazioni di confine a 15 kV. Cavalletto e telecamera, posti lato strada, inquietano sempre un po' gli automobilisti di passaggio, specie su un bel rettilineo. Attenzione che nei paesi in Austria gli autovelox sono sempre in agguato. Il lento incedere di un asse sfaccettato. Sembra non farcela più. Il capolinea è ormai prossimo e la 464 Bolzanina ha fatto il suo lavoro fino in fondo. La spettacolarità del tornante di Fleres è stata cancellata dalla nuova variante in galleria di 7.343 metri, con un raggio largo e una pendenza dolce. La nuova variante è ricca di barriere antirumore e concede poco alle riprese.
Nel frattempo, la EU-43 RTC vista al Brennero è di nuovo in viaggio verso Verona. Il suo treno è adesso in carico a una 186, che, come lei, lo condurrà giù dall'altro versante delle Alpi. Thank you.